Oggi inizia la nuova sessione parlamentare che, diciamo, dopo le ferie. E la prima legge che stanno approvando alla Camera dei Deputati è la legge Boccadutri, che in queste ore si sta votando e si voterà in queste ore, tra poco si voterà, in questo momento c'era la discussione generale. Si sta votando una legge che autorizza i partiti a prendersi i soldi dei rimborsi elettorali fino al 2018 senza alcun tipo di controllo di bilancio. Allora ci dobbiamo chiarire, perché anche agli imprenditori italiani, ai commercianti e ai liberi professionisti piacerebbe fare impresa senza produrre certificati ogni settimana, rispondere e chiarire all'Agenzia delle Entrate ogni mese e combattere Equitalia. Anche a loro piacerebbe, ma questo in Italia sappiamo bene che non succede, succede il contrario. Tutti coloro che hanno un'impresa economica, anche che siano professionisti, devono combattere ogni giorno con i controlli, anche a volte ingiusti. Dall'altra parte abbiamo partiti che prendono i rimborsi elettorali senza alcun tipo di controllo. Un calcio a chi lavora onestamente ogni giorno, la legge Boccadutri, che ha dentro la solita farsa che dicevano di aver abolito i rimborsi elettorali e invece se li prendono, ma è qualcosa di più grande. È il modo di gestire, di pensare il paese da parte di queste persone. Le regole valgono per gli altri, per loro quando non convengono si cambiano.